C'è qualche problema di razzismo nel rugby o la teoria che quando la partita è finita si lascia tutto sul campo e il terzo tempo unisce tutti? A parte il terzo tempo, sì, che è un momento dove si incontra anche l'altra squadra, a volte con la mare in bocca di aver perso, perché non sei sempre sorridente e felice, come un po' si dice, no? Però no, non ho mai, io personalmente non ho mai visto e incontrato appunto episodi di razzismo nel rugby. Sì, nel rugby appunto anche i tongani, i samoani, i figiani sono i più forti fisicamente, quindi nell'Europa li cercano molto, quindi sono molto presenti, però non ho mai visto, anche allo stadio non ho mai urli contro. Beh, questo già, il rugby è uno sport dove si vede andare allo stadio quelli di una squadra e quelli dell'altra squadra entrare insieme, magari non andare insieme ma entrare insieme allo stadio e essere seduti tutti mischiati. Devo dire però, a differenza, così per dire una cosa che succede molto spesso anche nel calcio e non lo si nota perché magari sono 10 cretini che fanno casino in un certo modo, ma dopo sembra che tutti quelli che vanno a vedere la partita di calcio sono pronti a fare risse contro i rivali di tifo. Io l'ultimo Inter-Juventus l'ho visto in combinazione in mezzo agli juventini, è vero che eravamo in casa, ero ancora lì così per il gol che loro hanno pareggiato, però voglio dire, alla fine ci siamo abbracciati e ci siamo divertiti insieme, tutti insieme, facendo il tifo ognuno rispettivamente con la propria squadra. Questo è vero, il rugby è un pochino un mondo a parte, forse perché quando uno sport è duro fisicamente, anche il calcio può essere duro, ma il rugby c'è uno scontro fisico previsto dal regolamento, intendo dire, un pochino come pugilato, no? E non so, forse alla fine c'è più solidarietà anche con i rivali, perché si dà tutto sul campo. So, io questa ho fatto il dirigente giovanile, non ho mai giocato, ma la sensazione è questa qui. No, sì, appunto, cioè, si chiama il terzo tempo, appunto come dicevo prima, quel momento in cui si può mangiare insieme, molte volte ci si mischiano anche con i giocatori di altre squadre. Solidarietà, sì, ma io dico che appunto molte volte magari si perde anche di un punto, di due, o magari si fa uno screzio con l'avversario, quindi appunto c'è sempre poi da fare in bocca, no? Sì, non sempre c'è quel... Poi facendo, noi facciamo il campionato con squadre scozzesi, gallesi, irlandesi, quindi non ci conosce molto. Il terzo tempo più bello invece quando c'è il campionato italiano nazionale, come che magari rincontri amici che hanno vinto un paio d'anni o l'anno scorso, quindi la possibilità insomma di rivedersi, di raccontarsi un po' della vita, come sta andando. Sì. Invece chiedo a voi ragazzi, il vostro è uno sport atipico tra virgolette, nel senso atipico per teoricamente per la giornata che stiamo vivendo, perché faccio fatica a immaginare episodi di razzismo nel pattinaggio artistico su ghiaccio. Però, mi tiro fuori dalla ginnastica in questo caso, per esempio c'è stata una nostra ginnasta che si è lamentata perché dice che i giudici con gli atleti di colore sono più generosi, per cui potrebbe essere un fenomeno addirittura al contrario di razzismo. Un qualcosa del genere c'è o può esserci, o l'avete avvertito anche nel pattinaggio su ghiaccio? Ma sinceramente no, cioè il nostro sport è uno sport molto pulito, che si basa molto sui principi, cioè chi è più bravo vince, non c'è storia. Quindi da parte dei giudici non ho notato molte differenze tra persone di colore o no, grazie a Dio. No, noi abbiamo fatto gare anche di Coppa del Mondo, abbiamo partecipato a un mondiale junior 2 anni fa e proprio anche con i ragazzi noi siamo proprio tranquilli, liberi, facciamo amicizia con tutti. Adesso tra un mese partiremo per andare a fare un stage internazionale a Berlino con tutti i più grandi allenatori e noi vediamo l'ora di andare lì per riuscire a parlare con tutti i nostri amici stranieri di tutte le altre nazioni, di fare feste insieme, chiaramente allenandosi sicuramente tutto il giorno. Vabbè. Quante ore al giorno vi allenate, Bianca? 2 ore prima di andare a scuola, poi andiamo a scuola e torniamo tutte le ore. E 2 ore prima di andare a scuola? Che ora entri a scuola? Entro 1 o 2 ore dopo, perché ho permesso. Ah. E
finiamo dalle 7:30 quasi tutti i giorni, a volte alle 6:45 per due ore. E confermi quello che ha detto Nicolò? Sì, anche perché la maggior parte delle volte i più forti sono anzi, ad esempio, gli asiatici, i cinesi, i giapponesi, quindi anzi noi siamo proprio, cioè, sono come i nostri idoli, anche... Quindi vi ispirate un po' a voi, quelli più grandi, ovviamente. Quindi non c'è problema di... è arrivato questo qui dalla Cina, porco cane, non lo battiamo mai, insomma. È uno sprono per riuscire a fare meglio. Ovviamente vedi i cinesi che hanno, chiaramente è una nazione molto più grande e quindi come ricambio di persone hanno molte più possibilità di riuscita come sport. E quindi, ad esempio, nella coppia serve un ragazzo abbastanza alto e una ragazza abbastanza... Voi fate danza? Artistico. O artistico, cioè artistico. Coppia? Sì. E quindi è proprio una questione che sono nella loro tecnica, una tecnica molto particolare, ma è pazzesco, fanno delle cose allucinanti e noi prendiamo molto spunto, guardiamo molto video di questi altri atleti, non solo cinesi ma anche di altre nazionalità, per riuscire a capire come fare le cose al meglio e per riuscire a migliorare come loro. Quindi voi vi avete come punti di riferimento atleti stranieri e invece per tornare un attimo al rugby, è vero che le piccole problematiche del rugby che nascono sul campo comunque si risolvono sempre sul campo? Sì. Nel senso che se ci si becca dopo... Cioè finita la partita è come il pugile al gong, al gong finale è finito tutto. Cioè se ci si mena dopo la partita... Si mena o ci si stufa, magari non ci si mena, però... Sì, solitamente sì, finisce lì. Non più riprende la partita successiva se c'è il ritorno. No, c'è il ritorno. Vabbè, quello d'accordo, però sul campo. Sì, finisce lì. Anche perché poi, anche ultimamente, sono gli arbitri, appunto, sanzionano molto, anche degli episodi che possono uscire dal campo, insomma, possono punirli, insomma, quindi può essere scomodo, capito? Cioè, nervosismo fine partita.